siamo qui con Mattia, che è venuto espressamente da Verona per partecipare a Enomundus e assaggiare, degustare questi vini che vengono da tutte le parti del mondo. Ciao Mattia, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Tu sei un sommelier ICE, quindi da sommelier, cosa ti sembra, come ti è apparsa questa manifestazione? Beh, sicuramente una bellissima esperienza e molto apprezzata la possibilità di assaggiare vini che altrimenti non avrei mai avuto modo di conoscere, sia di territori qui vicino a noi come Spagna e Francia, che territori anche molto più distanti come Turchia, come Libano, come la Grecia o isole piccole come quella della Spagna che abbiamo avuto modo di vedere oggi. E siamo con un altro sommelier ICE, Massimiliano, sempre da Verona. Questo per dirvi che a Enomundus ci sono visitatori davvero qualificati che vengono anche da tutte le regioni d'Italia. Massimiliano, com'è questa tua esperienza a Enomundus? Beh, sono molto contento di essere venuto, non è poi così lontano perché in un'ora e mezza si arriva, poi è vicino alla stazione, quindi veramente una ottima organizzazione. E poi si ha la possibilità di provare vini che non si potrebbero degustare se non magari comprando con grande difficoltà queste bottiglie in giro per il mondo, e quindi veramente un'idea che mancava in Italia, secondo me. Senti, che cos'è che ti ha colpito di più fra i vini che tu hai degustato oggi? Ma devo dire che mi hanno colpito molto i vini delle isole, e in particolare Santorini e le isole Baleari, la Maiorca. Mi hanno fatto pensare molto alle isole, ai vini del sud Italia, alle nostre isole, però con un tocco particolare, più esotico, soprattutto i vini di Santorini, che è un'isola vulcanica, molto, veramente molto interessanti. Sommelier, questa volta bibenda dalle Marche, abbiamo Riccardo, che è venuto proprio a Enomundus perché, diciamo, apposta per degustare dei vini che forse a casa sua non avrebbe conosciuto. Raccontami di questa fiera, come ti sembra? Tu che ci sei stato anche alla prima edizione, come ti sembra questa seconda edizione? Mi sono svegliato alle 5 e ho fatto 300 km per assaggiare delle cose che altrimenti non potrei assaggiare in giro. Delle etichette incredibili, delle novità pazzesche, e anche assaggiando lo champagne la prima volta, dei profumi, dei sapori, dei piccoli ricoltanti con delle cose incredibili rispetto alle etichette di grido che si usano a bere ultimamente. Siamo qui con Oreste Corbelli, che ovviamente di vino se ne intende e che è venuto a Enomundus proprio per degustare vini provenienti da tutte le parti del mondo. Ciao Oreste! Allora, come ti sembra questa fiera? Innanzitutto devo fare i complimenti a Olfa perché davvero è stata bravissima a raccogliere tutte queste nazioni in una sola manifestazione e delle eccellenze straordinarie. Davvero, davvero complimenti a Olfa. Quindi dai grandi champagne a grandi vini di tutto il mondo, davvero complimenti. Parlando di nazioni e di vini, c'è qualche nazione oppure qualche vino che ti ha colpito in maniera particolare? Al di là dei grandi nomi, devo essere sincero, sono rimasto stupito da un vino turco, da tre vitigni autoctoni turchi, e li ho trovati straordinari per la fragranza, per la freschezza del frutto, e quindi mi hanno trasportato in quel territorio, no? Cioè, uno può sembrare poco conosciuto come la Turchia, ma lì ho sentito proprio il territorio, ecco.
con Sergio Cintioli di enogastronomia.it, un esperto naturalmente di cibo e di vino, che è qui ad Enomundus proprio per così conoscere vini di ogni parte del mondo. Esattamente. Allora, diciamo che noi ci occupiamo prevalentemente di quello che è l'enogastronomia nazionale del bel paese, però questa è stata un'ottima occasione di conoscere Olfa, l'organizzatrice, a cui devo fare i complimenti per l'ottima organizzazione, per conoscere poi anche i produttori di altre, del nostro bacino mediterraneo, quindi da Cipro, Grecia, Francia, Spagna e via dicendo. Quindi è un'ottima occasione per confrontare prodotti nostri nazionali con gli altri prodotti, i vini che vengono un po' da altre nazioni, quindi un'ottima occasione questa qua, perché in Italia non ce ne sono molte dove puoi poter degustare e assaggiare prodotti stranieri. E qui ad Enomundus facciamo un salto meraviglioso in Grecia e siamo a Santorini, isola che tutti conoscono, ma naturalmente forse non tutti sanno che ci sono dei vini meravigliosi. E siamo con Antonio della cantina Hatzidakis, che sta proprio nel centro dell'isola, ad un passo però anche dal mare. Antonio, intanto parliamo dei tuoi vini, dei vostri vini. Quali sono secondo te i vini più rappresentativi della vostra azienda? Representative wines that we have of our wineries. Vini che sono più rappresentativi della loro azienda sono i vini bianchi, perché sono prodotti con vitigni autoctoni e sono quelli che sono i principali dell'azienda, ma anche della zona. Producono anche un vino rosso, ma in realtà non è molto amato, almeno nell'isola si beve più vino bianco e si produce più volentieri vino bianco, però abbiamo anche un ottimo vinsanto che è davvero interessante ed è un po' diverso da quello che siamo abituati a bere qui in Italia. Junius, mi dici, tu vieni dalla Turchia, ma esattamente da dove? Veniamo di Akhisar è l'est della Turchia, vicino al mare, 100 km di mare Egeano. Ah. Sì. Quindi sono vicinissime al mare, siete vicini a Smirne? Sì, 100 km di Izmir. Ok. Che cosa hanno di particolare questi vini? Questi vini sono molto particolari, sono tipici dell'azienda e facciamo anche i vini naturali senza filtrazione, piccolo solfiti, tropical, pochi solfiti. Per noi qualità è più importante. Andiamo in Francia. In Francia cosa ci può essere di più buono se non lo champagne? E qui siamo con Marco di Bollicine Francia, sono un gruppo di importatori che ci hanno fatto conoscere degli champagne davvero davvero interessanti. Ce ne vuoi un po' parlare di questi champagne? Allora, sono champagne Vigneron, cioè sono champagne di piccole maison, di piccoli produttori. Quello che produce di più produce circa 90.000 bottiglie ed è una maison della Valle della Marne. Abbiamo tutte le zone, nel senso che abbiamo Montagne de Reims, Valle della Marne, Côte de Blanc e abbiamo l'Aube in carta. Non abbiamo grandi maison perché a noi piace andare a scovare appunto i piccoli che producono in modo particolare, che producono molto legati al territorio, molto legati alla terra dove hanno le loro viti, che hanno produzioni, come dicevo, molto piccole e quindi di estrema qualità, sì, di estrema qualità.
siamo con Tiziana delle Direzioni del Gusto, che ha portato qui a Onomundus delle cose davvero meravigliose. Allora, ci vuoi raccontare un pochino che cosa hai portato qua? Allora, intanto abbiamo portato formaggio. Noi siamo un piccolo laboratorio gastronomico di creazioni gastronomiche, non siamo un caseificio, quindi il formaggio lo acquistiamo e lo rilavoriamo abbinandolo con spezie, mieli, liquori e quant'altro, fino ad ottenere, gli ridiamo una forma diversa, nuova, colorata con spezie. Mentre tu parli, io faccio vedere com'è bella questa confezione di 16 spicchi di formaggi diversi. C'è tantissimo vino di qualità, ma ovviamente non può mancare l'acqua. E che acqua? E ne parliamo con Emanuele di Aura, ma che è qui anche come membro delle Acque Minerali Academy APS. Che cos'è questa Acque Minerali Academy? Acque Minerali Academy è un'associazione a promozione sociale e infatti noi siamo venuti qui proprio per questa associazione, perché il nostro obiettivo principale è valorizzare il mondo delle acque minerali. Noi abbiamo portato qui all'incirca una quindicina di etichette che sono in tutta Europa queste fonti, e loro, ogni etichetta ha una particolarità. Il mondo delle acque è un mondo veramente particolare, è un mondo nuovo, e noi siamo qui per farlo conoscere che l'acqua non è solo acqua, ma può essere un qualcosa di più. E adesso ritorniamo in Spagna e abbiamo con noi Neri di Wine Scout per parlarci proprio dei vini che ha portato in fiera qui a Enomundus. Ma chi è e che cos'è Wine Scout? Wine Scout è un gruppo di appassionati di vino che viaggia per il mondo alla ricerca di piccole zone di produzione, alla scoperta di produttori che hanno bisogno di comunicazione, che fanno una produzione limitata, che producono poche bottiglie e ovviamente fanno vino di qualità. Abbiamo fatto il nostro primo viaggio nella Spagna, in Galizia, nello specifico in questa piccola DOC che è la Ribera Sacra. Siamo qui con Diego che ha la sua azienda vicino Valencia e ci ha portato tantissimi prodotti interessanti, perché vediamo vino, ma non solo vino. Non solo vino, no. Siamo un'azienda piccola ma di gente molto attiva. Siamo produttori di vini, birra, cava e vermouth. Vogliamo parlare un attimo di cava? Che è un prodotto estremamente interessante, ma che in Italia ancora non è molto conosciuto. Quali sono le sue caratteristiche? Le caratteristiche di cava è un bollicine, un spumante fatto con metodo tradizionale. Non è conosciuto in Italia, in Italia voi avete dei prodotti di altissima qualità, fatto con metodo tradizionale anche. Non è facile di vendere il cava in Italia, ma il cava è veramente fresco, floreale, siamo in Firenze, floreale, fresco, facile,
e ti comunica della gioia. Siamo qui con Carme Corredor che ci parla del prosciutto spagnolo, esattamente del pata negra. Vorrei raccontarvi la storia del nostro prodotto, diciamo, di bandiera dalla Spagna, della nostra tradizione, che è molto particolare non solo per l'alimentazione, sino anche per il modo di allevarlo. È un prodotto che si fa tutto in modo artigianale. Ci vogliono circa 6 anni e la particolarità di questo maiale è che il grasso si trasforma in acido oleico, quindi fa bene anche al cuore, quindi non solo è buono, se non che anche salutare. Allora, la differenza però tra l'allevamento dei maiali è sostanzialmente quello che fa la differenza. Come vengono allevati i maiali che producono questo famoso prosciutto? Questi maiali vengono allevati sempre allo stato brado. Prima di cominciare a fare la ghianda devono avere 15 mesi di vita e poi fanno il periodo di montanera, che sarebbe il periodo di ingrasso che si fa con la ghianda. Hanno bisogno minimo di 1 ettaro per ogni maiale per fare questo livello di acido oleico di cui parlavamo prima. E diciamo che hanno bisogno di ingrassare 1 chilo al giorno, che è molto importante, e questa è la grande particolarità. Vivono sempre questi maiali allo stato brado e quindi dà una qualità al maiale ottima.